Che dite, compagnia di viaggio? Che siamo arrivati all'imbocco del porto. Siamo arrivati al finale. Ecco, volevo dire che ci sono due cose che fanno la differenza rispetto al tempo e che possono cambiarne l'ordine, secondo me. L'amore, che ne misura l'intensità, e i sogni, che ne permettono la proiezione. Tra i due, per il finale, abbiamo scelto i sogni, perché sono più semplici, insomma, perché l'amore va, viene, chi lo perde, chi sta bene, chi sta male, chi lo ritrova, chi ci crede, non ci crede. E invece i sogni sono nostri, non ce li toglie nessuno, ognuno ha il suo, ce li conserviamo, li cambiamo, speriamo di poterli realizzare. E quindi vi invitiamo, visto che avete tutti o quasi tutti il libretto, di cantare insieme nel finale. Ale, me la fai leggere una cosa? Sì. Sui sogni, eh? Sì, certo. Questa non è preparata, giuro. I sogni e la realtà. Che ruolo hanno i sogni nella vita di ciascuno? Cosa è un sogno? Ha un valore sostanziale? Come sono considerati in questi tempi che viviamo i sognatori? Gente col naso all'insù che vive in un mondo tutto suo e che non porta alcun accrescimento economico alla società? Nella teoria estimativa può essere attribuito un valore economico solo ai beni materiali, e cioè quelle cose a cui può corrispondere una quantità di moneta. I beni immateriali, come i sentimenti, come i sogni, non possono essere stimati. Qualcuno potrebbe obiettare, ma i libri, le opere d'arte, la musica si vendono secondo un valore, un prezzo. Certo, questo avviene perché sono la trasposizione fisica e quindi materiale di un bene immateriale, quale ad esempio un sogno. Se ben riflettiamo attraverso la fantasia, attraverso i sogni, si può raccontare, interpretare o configurare la realtà, tentando di immaginare anche il futuro, come avviene ad esempio nella fantascienza. Se pensiamo alle opere di Jules Verne, ben sappiamo che lo scrittore descrive tutta una serie di quelle che saranno future conquiste del progresso della Terra, a partire dal sottomarino di 20.000 leghe sotto i mari, e che andranno poi ad arricchire il bagaglio della modernità. Jules Verne non aveva previsto il futuro, ma lo aveva immaginato, lo aveva sognato. Il sogno, l'immaginazione, la fantasia configurano l'idea. La scienza e la tecnica la accolgono accettando la sfida che porterà al suo divenire realtà, al suo rendersi concreta. Senza quel sogno, senza qualcuno che avesse prima immaginato, ciò sarebbe stato possibile? Sognare non significa non essere concreti o addirittura essere inutili o peggio sciocchi, come spesso i sognatori vengono etichettati, ma l'esatto contrario. Chi non sogna non progetta un futuro e non riuscirà mai a cambiare le cose. Non abbiate mai paura di sognare e fate sempre tesoro dei vostri sogni. L'abbiamo detto noi, c'era un tempo sognato che bisogna sognare. Allora, stacchetto. Everything, dai. Tutti insieme, l'isola che non c'è, dopo il mondo, dai. Cantiamoci. Inside.